Buongiorno a tutti, sono Paolo Traverso, studente del corso di laurea triennale in storia e oggi sono qui col professor Paolo Calcagno, docente del corso di studi in storia, al quale do il benvenuto. Buongiorno, professore. Buongiorno Paolo, grazie a te. Volevo porle qualche domanda per offrire agli studenti una panoramica del corso di studi in storia. Quindi partirei col chiederle come è strutturato e cosa si studia nel corso di storia? Beh, certo, il corso di laurea triennale in storia, che lo ricordo, è stato uno dei primi corsi a essere attivato a livello nazionale quando ancora esisteva il ciclo unico degli studi, prima della riforma del 3 più 2. È un corso che mira a offrire ai suoi studenti una formazione ampia sulle discipline storiche, chiaramente dall'antichità all'epoca contemporanea, ma al tempo stesso che mira anche a offrire una competenza di carattere critico e di carattere metodologico per dare i giusti strumenti nell'analizzare, nel comprendere la dimensione del passato e per interpretare e capire anche la realtà e la dimensione del presente. Inoltre, alle discipline storiche si sommano anche nei 3 anni discipline geografiche, antropologiche, filosofiche e letterarie. Perfetto, ma quindi c'è un test d'ingresso? Beh, in realtà non è proprio così, nel senso che il corso è accesso libero, non è a numero chiuso, non è a numero programmato, ma c'è una cosiddetta verifica dei saperi iniziali, delle conoscenze iniziali. C'è un test di comprensione di un testo storiografico che deve essere sintetizzato e rielaborato criticamente per iscritto, e poi c'è un test voluto proprio dall'Ateneo per appurare la conoscenza di una lingua straniera. La scelta è tra l'inglese, il francese, il tedesco e lo spagnolo, e la prova può essere sostenuta o il primo anno o anche il secondo. Il corso in storia offre agli studenti anche la possibilità di svolgere una parte del loro percorso formativo con un'esperienza all'estero? Senz'altro l'Università di Genova, come si sa, ha molte convenzioni con altre università straniere e attraverso il programma Erasmus c'è la possibilità per gli studenti di storia di svolgere parte del loro percorso appunto presso università straniere come in Spagna, in Francia, in Grecia, in Croazia, in Portogallo. Inoltre vorrei segnalare che per lo studente di storia che abbia completato il primo ciclo di studi c'è la possibilità poi di proseguire con la magistrale in scienze storiche e di scegliere, optare per un percorso internazionale che prevede un primo anno a Genova e un secondo anno in Francia, presso l'Université d'Aix-en-Provence, d'Aix-Marseille, volto al conseguimento proprio di un vero e proprio doppio titolo, valevole giuridicamente in Italia e in Francia. Ovviamente uno dei principali dubbi degli studenti di materie umanistiche e in questo ambito di storia è quali sono gli sbocchi lavorativi che offre il conseguimento del titolo in storia e scienze storiche. Beh, intanto hai fatto bene a ricordare l'importanza del conseguimento del titolo magistrale, perché per tutti i principali sbocchi è importante avere conseguito sia il titolo triennale sia il titolo magistrale. Naturalmente il primo sbocco, quello più naturalmente associabile a questo tipo di percorso, è quello dell'insegnamento. Ma non c'è soltanto l'insegnamento nelle scuole. Per i laureati in storia e poi in scienze storiche c'è la possibilità anche di essere inquadrati in istituti culturali come archivi, biblioteche, musei, soprintendenze e anche in aziende private nell'ambito della gestione del personale, della gestione delle pubbliche relazioni, nella gestione della comunicazione. Inoltre vorrei segnalare come le grandi potenzialità, le grandi opportunità legate alla digitalizzazione delle editorie e del giornalismo offrono chiaramente dei campi d'azione anche agli laureati in storia che hanno tutte le carte in regola appunto per svolgere questi tipi di mansioni. Importante sfruttare già nel corso di laurea il tirocinio per iniziare a conoscere questi enti, questa realtà sul territorio e naturalmente poter avere una prima esperienza di lavoro. Allora, la ringrazio professore per il tempo che ha dedicato a sciogliere questi dubbi sul corso di storia. La ringrazio. Grazie a te e naturalmente aspettiamo tutti gli studenti interessati nel nostro corso di laurea.